ragazze e ciao ragazzi, allora oggi video di recensione. Ne ho diverse cose che sono qui sulla mia scrivania da 10 giorni praticamente. Ho avuto un po' di difficoltà a ritagliarmi qualche minuto per poter registrare questo video. Di pratica ne stanno prendendo polvere da 10 giorni. Stamattina non volevo registrare, soltanto che poi ho visto tutta questa mola di roba e ho fatto no. Elisa, prenditi qualche minuto, registra e poi fai quel che devi fare. Praticamente sono intenuta da casa, mi sono apparata per il video, una cosa che non faccio mai. Comunque, dopo aver fatto questa piccola introduzione, iniziamo. Libricino alla mano, apriamo alla pagina interessata. Guardate quanto è carino! La prima cosa di cui voglio parlare è questo crema doccia, dovrebbe essere l'italiano. Non esiste. Sì, crema doccia della Yves Rocher ai frutti rossi. Era un'edizione limitata della Smooth, credo che si legga. Ha questo bel colorino rosa. È molto cremoso, non so se si riesce a notare come scivola. Ed ha un profumo di Big Bubble. Mamma. Inebriante. Adoro i doccia schiuma eccetera della Yves Rocher perché hanno veramente un profumo quasi naturale, mettiamoci gli accenti, comunque si sente che è un profumo artificiale, però nella sua essere artificiale rende abbastanza bene l'idea di una cosa non troppo artificiosa. Non so se mi sono spiegata. Comunque con questo prodotto mi sono trovata benissimo e ne rimane un pezzettino che immagino in un paio di docce finirà. L'ho trovato molto idratante, quindi non ho, se uno va di fretta può anche evitare la fase dell'incrematura. È un prodotto cremoso, quindi quando si va a stendere, sia se uno si lava velocemente con le mani oppure se si usa una spugna, non fa troppa schiuma. E mi è piaciuto veramente tanto. Veramente buono. Bella, bella. Ci è piaciuto. Questo ci è piaciuto. Poi, oddio. Campioncino sempre della Yves Rocher è un contorno occhi, si chiama Anti-Age Global, è una crema, una crema fondamentale occhi, è un bel patoccone sul contorno, molto idratante, veramente non voglio dire che è pesante, però quando lo si inizia a lavorare dà l'impressione di essere un prodotto eccessivamente idratante, invece si asciuga rapidamente, lascia il contorno occhi distesissimo perché veramente ha avuto una botta, si è ubriacato di crema e mi è piaciuto tanto. L'odore, praticamente inodore, è veramente stato un grande prodotto. Poi non so se si riesce a vedere dall'immagine perché c'ho la... è giorno, entra una luce saggia, ho dovuto lasciare la metà anche la persiana. Comunque il prodottino alla fine ha un applicatore di quelli là in ferro, quindi che aiutano a lenire i gonfiori, e io ovviamente non l'ho potuto usare, però credo che siano degli aggeggini molto validi per chi ha problemi di borse. Comunque mi è piaciuto tanto. Altro prodotto, questo è Essence, è della linea Olabat Matte, è una base viso opacizzante da 20 ml, è della linea, è nuova, io non mi ricordo quanto l'ho preso, poniamo 3-4, forse anche 6 mesi fa. Non è un prodotto che uso in modo assiduo, lo utilizzo una tantum quando so che devo stare con il fondo addosso che mi deve durare in modo perfetto per 24 ore, allora uso una base. Comunque questa base ha l'applicatore così, non so come chiamarlo, a pillino. Il prodotto si presenta biancastro, però subito diventa ovviamente trasparente e si lavora velocemente
Lasciando la pelle molto morbida, ovviamente è un agglomerato di siliconi che aiutano a far aderire meglio il fondotinta alla pelle, per farlo rimanere di più. E in più dovrebbe dare questo effetto matte. Parliamo prima del concetto di base per base viso, quindi un qualcosa da mettere sotto il fondo per farlo durare di più. Come base credo che sia veramente eccezionale. Questa è la seconda che provo in tutta la mia vita. Prima era una della Deborah e questa è la seconda, quindi non ho molti termini di paragone, però tra queste due posso dire che è una buonissima base viso. La prima volta o la seconda volta che lo utilizzavo ero fuori, dovevo stare fuori casa praticamente dalle 7 del mattino fino alla mezzanotte, e ovviamente dovevo essere ben presentabile per tutto l'arco di queste ore, e ovviamente ho messo la base sotto al trucco, e il trucco a fine serata, la notte fonda, era ancora là. Avevo le mie sfumature di contouring, highlighting, il blush era là, il fondotinta era perfettamente applicato, non aveva fatto macchie strane. È stato eccezionale. Come concetto di opacizzante viso, qua ho un attimo da ridire, ma non più di tanto, nel senso, non lascia la pelle completamente opaca, come se fosse una pelle finta, non so come spiegarvelo, lascia quel leggero sentore di pelle vera. Non so se avete visto l'ultimo video, mi ricordo se era su YouTube o su We Girls di Miss Strawberry Fields, Lolla, che parlava del fondotinta della NARS. Lei diceva questo fatto che quel fondotinta lasciava come se fosse la pelle naturalmente brillante, quindi delle zone in cui dovrebbe brillare un pochino di più, essere più, tra virgolette, lucida, ma non sebacea, quindi un pochino la fronte, gli zigomi sul naso e il mento, i punti dove noi poi andiamo a applicare gli highlighting. E questo tipo di prodotto opacizza, sì, cioè nel senso che non fa, specialmente nelle giornate calde, non ti fa sudare, però non ti lascia completamente opaca. E mi è piaciuto, sono molto soddisfatta di questo prodotto. Altro prodotto Yves Rocher è questo Friss, non so come chiamarlo, della linea Active Sensitive con... oddio, come si chiama? La pianta ce l'ho qua, scusatemi. Con soforina vegetale. È un programma per 7 giorni per pelli sensibili. All'interno c'è... guardo di lato perché ho il PC acceso con la descrizione, con la pagina della Yves Rocher aperta. Comunque, c'è un latte idratante dermoprotettivo occhi e viso, poi una crema idratante lenitiva a giorno e un trattamento viso riduttore di rughe. Allora, il programma che dovrebbe durare 7 giorni mi è durato praticamente un mese. Cioè l'ultimo, la crema che ora vedete qua, che si è, l'ho anche tagliuzzata, comunque mi è durata praticamente un mese. Non l'ho portata, i prodotti viso dico, non li ho portati fino al collo, là ho messo altre creme. Quindi ho lavorato con questi due prodotti soltanto sul viso, e il trattamento, quindi il siero che doveva essere messo due volte al giorno, ovviamente mi è durato 15 giorni, quasi 20 diciamo. Invece la crema idratante mi è durata praticamente un mese, sono 15 ml, sì, di prodotto. Comunque iniziamo con ordine, anzi partiamo con ordine. Allora, dove sta... allora, questo qua è latte detergente dermolenitivo viso e occhi. Dalla descrizione si dice di applicarlo sul viso con un dischetto di cotone con essenza di sciacquo. Allora, il prodotto, vabbè, questo qua era da 50 ml, pure mi è durato tantissimo. L'ho usato come detersione viso sia al mattino che la sera dopo lo struccaggio, e l'ho provato anche come struccante viso e anche come struccante occhi, giusto per fare
un test per poi parlarvene bene. Come prodotto per pulire il viso, quindi un detergente, mi è piaciuto molto. Lascia la pelle molto idratata, non rossa, non che tira comunque il latte detergente. Era anche con l'odore che aveva il prodotto, era una bella routine da fare. Come struccante viso, sì, fondamentalmente sì. Ovviamente il dischetto imbevuto passato sulla base, per struccare la base, ha avuto i suoi effetti, cioè mi ha struccato. Come struccante occhi, ha struccato gli ombretti, mi ha struccato anche le sopracciglia che io sistemo con una polvere, ma ha avuto ovviamente difficoltà con l'eyeliner e con il mascara, anche con la matita nera. Quella colorata no, con la matita nera sì. Quindi mi è piaciuto come prodotto. Il secondo prodotto di cui voglio parlare di questa confezione, ovviamente l'avevo squartata, è la crema idratante dermolenitiva da giorno. È stato un prodotto piacevole da applicare perché è molto leggera, si assorbe rapidamente e lascia la pelle idratata per tutta la giornata, quindi veramente diventa una routine è diventata una routine in questo mese molto veloce. Forse l'unica, non voglio dire pecca, però io ho il nasino che quando fa inizia a fare caldo suda, disgustoso da dire, però siamo tra di noi e quindi, ma giusto la punta del naso mi iniziava a sudacchiare, però niente di trascendentale, cioè tutto il resto del viso era comunque idratato, sì, bello luminoso, sì, però non cacciava schifie. Per il fatto che sono sia questo che il latte detergente sono prodotti per pelli sensibili, effettivamente non mi hanno lasciato, non ho una pelle particolarmente sensibile, una pelle normale, mista più o meno, sì, più o meno è mista, però non è, dici, una pelle che ha una sensibilità eccessiva, quindi se io uso prodotti troppo aggressivi ho una reazione esagerata, una pelle normale, quindi non mi ha dato. Questa cosa non l'ho potuta scontrare se effettivamente è un prodotto ottimo per pelli sensibili. Ecco, mi stavo incartando, ma quello era il senso. Ultimo prodotto del Chris è il trattamento, quindi il siero che mi si è incastrato. Scusate, ecco qua. Il siero riduttore di rughe. Era un prodotto molto trasparentino liquidino. Che io lo utilizzavo mattina e sera, sì, la mattina dopo la crema idratante, la sera solo, velocemente appoggiavo sul viso e poi facevo assorbire massaggiando in modo leggero e poi andavo come ultimo step aiutare la penetrazione del prodotto facendo questi piccoli movimenti che aiutano anche la microcircolazione e ovviamente rigenerano l'epidermide. Non è che ho queste grandissime rughe, ho le mie rughette di espressione che adoro perché significa che sono una persona che sorride e sulla fronte non ho particolari esigenze anche se ho i miei 31 anni, quindi non mi posso dire granché come trattamento antirughe, però mi è piaciuto molto come routine. Siamo sempre là col concetto. Comunque è stato veramente un ottimo prodotto. Ovviamente poi lo rivedrete così, en passant, nei prodotti finiti, perché è completamente finita, ora la butterò direttamente nella bustina. Ancora Yves Rocher è questo prodotto della linea Beauty Das Piece, quindi la bellezza dei piedi, è una crema nutriente, sì, crema nutriente piedi alla lavanda bio. Ha un profumo, mannaggia la miseria, ah. Sniff sniff, mi piace tantissimo. Mi ricorda, non lo so, una passeggiata in un campo profumoso di fiori. È super idratante, ne basta un gocciolino anche nelle zone più secche del piede, quali possono essere il tallone, la parte esterna del ditone,
vengono subito idratate alla, alla follia. Il prodotto si presenta così, come una cremina bianca, non tantissimo pastosa, che lavorata, abbiamo la, sotto c'è anche la base della, della essence, mi scivola un pochettino. A me piace mi piace anche come idratante per le cuticole delle unghie dei piedi, che rispetto a quelle delle mani, almeno a me, sono un pochino più, più secche, più dure. E la routine del mio piedino è praticamente questa: una volta a settimana la uso, ovviamente ogni volta che mi faccio la doccia, quindi mi incremo la cava a piedi, però una volta a settimana inizio a prendere un pochettino di prodotto, di crema, e la metto prima al giro cuticola di ogni unghia, la lascio stare tipo 5 minuti, la bella cremozza, e poi vado a massaggiare le unghie anche sul piede e faccio assorbire la crema. Ne prendo un altro pochettino e la lascio in posa tappettata intorno alla, sul tallone e nella zona esterna, nelle zone esterne del piede, quindi diciamo, quindi questo è il piede, dove sta il ditone e anche dall'altro lato vicino al mignolo, e idem con patate, 5 minuti, poi vado a rimassaggiare e poi la metto in modo normale su tutto il piede, inserisco un caldino di cotone e la lascio là ore, lascia un piede, è una runna, una coccolina che mi faccio una volta a settimana quando ho un pochino di tempo, mi metto sulla mia poltrona comodina, accendo il PC, metto qualche o un video o una serie TV e mi rilasso così, poi faccio anche il lavoro alle mani, di solito il sabato. Comunque mi è piaciuto molto, peccato che sta per finire, è rimasto questo. Uè. Ancora Yves Rocher, questo è un latte nutriente pelli secche, quindi un prodotto per l'idratazione del corpo alla mandorla. La linea si chiama Nutrizione, la confezione è da 200 ml. Allora, vediamo cosa dice. Testato sotto il controllo dermatologico, ingredienti di origine vegetale, olio di mandorle, linfa di agave, d'agave non so cosa sia, e olio di sesamo proveniente da agricoltura biologica, mangifarina, cos'è? Del Madagascar, non so cosa sia. Flaccone riciclato al 25% per ridurre il consumo di plastica, ci piace. Per le pelli da secche a molto secche, i laboratori della Yves Rocher hanno selezionato olio di mandorle per ridare alla pelle tutto il suo comfort e la linfa di agave per le sue virtù idratanti, applicare quotidianamente sul corpo. Ha un profumo delicato, avvolgente, non ve lo so descrivere, mi piace tantissimo. È veramente un agodure, me ne è rimasto così, sono in crisi di mandorle. Ora ve la faccio anche vedere, che è un prodotto molto corposo, eccola qua, è molto, è tra un corposo e un cioè riesce a essere sia corposo, perché comunque poi c'è bisogno un attimo per farla penetrare all'interno, ma non è così difficile come un non so, un balsamo corpo eccessivamente pieno di oli, però dopo ti lascia questa pelle super idratata, super morbida. Parliamo un po' del fatto dell'idratazione. Io non ho una pelle secca, sono belle miste anche sul corpo, però ovviamente ci sono delle zone in cui è un pochino più disidratata, come possono essere i gomiti, il ginocchio, comunque tutte quelle zone in cui uno può avere tipo la... io sullo stinco ho
la pelle un pochettino che mi si squama durante l'inverno. E questo prodotto mi ha salvato questo inverno, non ho pellicine, i gomiti stanno bene, l'ho usato anche sui piedi, l'ho usato anche sulle mani, perché in palestra di solito porto un solo prodotto e vado giù, lo metto sul corpo, lo metto sulle mani, sui piedi e poi me ne torno a casa. E comunque lascia un profumo esagerato sul corpo. Per cambiare ditta parliamo di un campioncino della Kenzo. Questo è il Flower by Kenzo, che ho adorato praticamente. Ha un profumo, poi la confezione, quella in vendita, carinissima, con il papavero dentro, mi piace tanto. Questo è un profumo che non mi ha fatto allergia. Dalla descrizione del sito, che ora vi leggo, è un fiorito cipriato sensual, un movimento sensuale. Sorry. Mi piace tantissimo. Io non sono molto in grado a descrivere i profumi, però veramente è straordinario. Mi piace veramente tantissimo. Come leggo anche dal cartellino, c'è la rosa, la violetta, la vaniglia, il muschio bianco. Mi è piaciuto tanto. Poi è un prodotto, questo era l'Eau de Parfum, è un prodotto che mi rimane, si sente sul corpo per ore, orissime. Nella stessa situazione in cui ho testato per 20, quasi 24 ore la base viso della Essence, avevo anche il profumo addosso, eppure mi è durato fino a sera. È straordinario. Comunque giù nell'info box vi lascio, non so quanto costi sinceramente questo prodotto, però mi piacerebbe averlo. Comunque, giù nell'info box vi lascio la descrizione che ne dà anche il sito della Kenzo, così per individuare un pochettino le note e di chi se le intende, per capire se è un prodotto che piace o meno. Ma mi piaceva anche la pubblicità. Era girata a Parigi, se non erro, sì. Era bellissima. Comunque mi è piaciuto tantissimo. Ritorniamo a Essence. Allora, questo qua è un mascara maxi volume della Essence da 8 ml ed ha uno scovolino molto particolare. Io poi adoro gli scovolini con le setoline, questi in silicone. Uno è molto morbido, non so se si nota, è flessibilissimo. Allora, questo è lo scovolino, non so se si riesce a notare, come se dentro, no, perché è pieno di prodotto. Comunque all'interno si vede anche qua nel disegnino, è vuoto, è come se fosse vuoto all'interno, praticamente vuoto all'interno, con le setole che partono modifiore e si vanno a richiudere su alla base. Ha una serie di, praticamente sono quattro petali, così mi viene da descrivere, i due opposti, come se fossero a tre dentini, invece gli altri due sono ad un dentino. Mi stavo anche sporcando. Sono senza occhiali, non riesco bene a capire qual è il lato dove sono a tre dentini e quello a un dentino. Comunque è un mascara che promette un volume estremo e effettivamente la corposità del prodotto in sé aiuta a dare volume sin dalla radice alle ciglia. Poi lo scovolino così, con questi dentini particolari, aiuta, quando si va a fare il movimento zig zag, a catturare bene tutte le ciglia. Il prodotto si inserisce, si riesce a mettere su tutte le ciglia e regala questo bel volume. Io ora per esempio stamattina ho una sola passata e questo effetto a me piace molto per la mattina. Ovviamente rincaro la dose se poi vado a truccarmi per uscire la sera, mi piace avere comunque l'effetto più vroom. È comodo questo tipo di spazzolino anche per truccare le ciglia inferiori, mi piace tantissimo. Credo che sia un me lo sono suonato sul naso credo che sia un prodotto. Si deve stare attenti a quante passate si fanno. Si può rincarare la dose, secondo me, fino a 4 barra
del 3, scusate, barro 4 passate. Già se si arriva alla quinta, credo proprio che si sgretoli perché diventa pesante. Poi la prima passata lì sotto si era asciugata, quindi cadono comunque pezzettini. Non vi consiglio di fare, io fino a 3 passate vado tranquilla, già alla quarta ho qualche, mi sento che iniziano a cadere, ho qualche dubbio che mi ritrovi con tutti i puntini neri. È pesante, però non tantissimo da, da non far durare la piega del piegaciglia, perché io uso anche il piegaciglia e le ciglia, quando il prodotto è troppo, quando i prodotti sono troppo pesanti, ovviamente le ciglia cadono. Invece con questo mi rimane bello incurvato tutta la serata. Mi è piaciuto tanto. Quando ho preso questo, ero indecisa tra diversi prodotti mascara volumizzanti della Essence, mi sono convinta a questa perché aveva questo scovolino particolare e quindi ho provato questo, anche se non ho sentito molte recensioni su internet su questo prodotto. Tutti prima si erano lanciati su, come si chiama, le Love Extreme, e ora invece il Lash Princess dovrebbe essere. Invece vi consiglio di dare un'occhiata anche a questo qua, che non è malaccio. Ok, ora ho bisogno di andare a reidratarmi la gola, sto morendo di sete. Giù nell'info box, mi sono dimenticata di dirvelo prima, vi lascio la lista completa dei prodotti di cui ho parlato, così avete le indicazioni precise dei denominativi. E nulla, spero di vedervi prossimamente su questi schermi. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!